Benvenuti su Meteograd, le previsioni meteo sempre con te. Iscriviti al canale e lascia un mi piace. Grazie. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per venerdì 6 settembre 2024. Una fascia anticiclonica azzorriano-scandinava, distesa lungo i paralleli a medio-alte latitudini, continuerà a mantenere isolata una vasta goccia fredda tra penisola iberica e Francia. Tale goccia fredda porterà in loco condizioni di tempo perturbato e temperature al di sotto della media, ed il suo ramo ascendente orientale andrà a condizionare il tempo anche in area mediterranea, dove prevarranno frequenti manifestazioni temporalesche. Lo scenario barico generale è oramai mutato, in direzione della naturale conclusione della stagione estiva. Previsioni meteo in area italiana per venerdì 6 settembre 2024. Nord, precipitazioni sparse al mattino che andranno a concentrarsi in area orientale, dove potrebbero svilupparsi anche alcuni temporali, a tratti intensi. Fenomenologia in graduale attenuazione dal pomeriggio con ingresso di ampie schiarite iniziando da ovest. Centro, ampie schiarite su tutte le zone con solo qualche sporadico rovescio al mattino a ridosso della dorsale appenninica e lungo le coste adriatiche, seguito da rapidi rasserenamenti dal pomeriggio. Sud e isole, irregolarmente nuvoloso al mattino in area peninsulare e sul nord della Sicilia, dove vi saranno rovesci sparsi o brevi temporali. Ampie schiarite sulla Sardegna, in estensione al resto delle zone dal pomeriggio. Temperature massime in lieve aumento soprattutto nelle zone interessate dalle schiarite più ampie. Minime in leggero calo nelle pianure interne in caso di rasserenamenti notturni. Termiche ad 850 ettopascal rientrate nel complesso in media. Ventilazione tra debole e moderata dai quadranti sud-occidentali, tendente a disporsi tutta tra est e sud-est nella seconda parte della giornata. Mari da poco mossi a mossi con moto ondoso in temporanea attenuazione. Tendenza meteo in area italo-mediterranea fino a domenica 8 settembre 2024. Una vasta goccia fredda continuerà ad avvitarsi tra Francia e Spagna, tendendo nuovamente a ruotare il suo asse meridionale verso l'area mediterranea centrale, innescando un nuovo peggioramento sulla nostra penisola. Infatti, dopo una giornata di sabato contraddistinta da tempo stabile e soleggiato, già in serata assisteremo ad un peggioramento sul comparto alpino di nord-ovest, dove faranno ingresso dei temporali. Nuova fase di maltempo domenica con precipitazioni intense e diffuse al nord e poi al centro-nord. Attenzione, su dette zone attesi anche forti temporali, accompagnati da grandinate e downburst con annesso rischio idrogeologico. Dalla sera le precipitazioni si estenderanno anche verso il centro, risultando molto intense. Temperature in aumento al sud e venti meridionali. Grazie a tutti della vostra attenzione. Iscriviti ed attiva la campanella per non perderti gli ultimi aggiornamenti meteo.